Bentornati, pace e bene. Oggi, 2 settembre, ricordiamo Sant'Alberto di Pontida. Ascoltiamo. Alberto, della nobile famiglia dei Prezzati, fu un soldato che dopo una vita di combattimenti, a causa di una grave ferita riportata in battaglia, lasciò le armi per cercare la pace di Cristo. Dopo un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, in Spagna, si ritirò a Pontida, sua città natale, dove nella seconda metà del secolo XI fondò un monastero che dedicò a San Giacomo, basato sulla regola cluniacense. Dopo un periodo di noviziato a Cluny, fu superiore a Pontida come successore del compagno Guido. Morì nel 1095 o 1099. Dice il martiriologio romano: antepose alle armi e agli onori del mondo il servizio a Cristo e fondò nella sua città un monastero improntato alle consuetudini cluniacensi. Che cosa accadde? Lui era un militare ma fu ferito in guerra. Questa ferita, possiamo dire, gli stronca la carriera militare. Allora pensiamo a tutti i feriti nel mondo di oggi, quelle persone che per un incidente o per un inconveniente ad un certo punto devono cambiare vita e tutto ciò in cui avevano creduto e scommesso diventa per loro irraggiungibile. Questa è la storia di tanti fratelli e tante sorelle che ora provano una sofferenza grandissima. E così sarà stato pure per Sant'Alberto, che però a un certo punto ha iniziato a guardare ad un bene più grande. Non era la carriera militare il bene più grande, lui ha trovato Cristo e si è messo a suo servizio e la sua vita ha raggiunto la più grande pienezza. Proprio quindi da questa esperienza noi vogliamo imparare che una ferita può essere non la fine di qualcosa, ma l'inizio di qualcosa di molto più grande e molto più bello. Sta a noi scoprirlo e invochiamo quindi l'intercessione di Sant'Alberto proprio per quelle persone o magari anche noi stessi che stiamo vivendo una ferita come un grande impedimento e chiediamo la sua protezione, il suo aiuto proprio affinché questa ferita possa essere l'inizio di una storia meravigliosa. Sant'Alberto prega per noi.